Di Maio deve farsi da parte, secondo lei? Non è affar mio, non è questo il momento di discutere. Non è una priorità, è un tema che si dice che valuterà lui, cioè ha un mandato, farà le sue valutazioni. Io però non... per l'ennesima volta in assemblea in discussione la sua leadership. Ripeto, la leadership da cosa? Come capo delegazione del governo o come movimento? Perché il movimento non è rappresentato soltanto dall'assemblea dei parlamentari. Cioè io come, non so come dirlo. Beh, diversamente. Però sarebbe una parte importante se non maggioritaria di questo, sono portavoce. Sì, ma lei ha capito che c'è una guerra internazionale che sta iniziando con questi grossi presupposti, morti, problemi in Libia, problemi in Iran, un paese che cresce poco, credo che le priorità siano quelle. E ricordo l'ultima cosa, lo dice al suo si sta, sì, ma si sta dibattendo e discutendo sulle restituzioni del Movimento 5 Stelle perché rispetto a 100 milioni di euro che abbiamo restituito qualcuno non l'ha fatto. Ma tutti gli altri che hanno restituito 100 milioni di euro, io la domanda che mi farei se fossi un'informazione sana è: ma perché gli altri partiti non fanno lo stesso? Invece no, il tema è perché 10 dei nostri non l'hanno fatto. Perché basta, uno basta, pace, pace bene, buona serata. Ma cioè, se qualcuno lo mette in discussione... Io ho ridato indietro 190 mila euro fino ad oggi, quindi vi mando mia moglie a chiedere cosa ne pensa, che non è felicissimo, e poi vediamo. E non restituisce, quindi è fuori? Credo che i provvibiri abbiano questa linea, come il regolamento prevede, che tutti i candidati parlamentari hanno accettato. C'è anche chi ha pagato e si lamenta però, e non solo i morosi. Chieda a loro, io non sono tra quelli, io mi lamento perché il paese non cresce, perché dobbiamo pensare allo sviluppo sostenibile, dobbiamo pensare al lavoro dei giovani. Sbagliano a pensare. Ho risposto a tutto, ragazzi, non fatemi sembrare maleducato però, sono noioso, ciao. Grazie.